Dopo l'assessore Bettini, il vice sindaco Simionato, l'avvocato Ghedini e l'ex presidente ACTV Panettoni, ora è il turno del presidente del porto di Venezia Paolo Costa, destinatario di una busta con proiettile e una cartuccia calibro 7.65. È un messaggio chiaro, giù le mani dalla laguna. Il mittente, come negli ultimi casi, rimane sconosciuto. Rammaricato l'ex sindaco di Venezia, commenta così. Una gran malinconia per il nostro paese vedere che il dibattito sulle scelte, non le chiamo neanche politico perché politico non è, il dibattito sulle scelte che servono alle nostre comunità venga inquinato da tentativi di sopraffazione. Il secondo è ovviamente che, avendo la coscienza tranquilla, non ci si può far intimidire, quindi continuerò a fare il mio mestiere, continuerò a fare le cose, continuerò a cercare di risolvere alcuni problemi di questa comunità, ma che sono anche problemi italiani, così come ho sempre fatto. Non posso però non dire una terza cosa, e cioè che, non dico che me l'aspettavo, ma non mi ha sorpreso moltissimo per il fatto che per troppo tempo in questi mesi le proposte che noi facevamo venivano come derise o come immaginate come chissà figlie di quale loschi interessi, mentre invece il tentativo genuino di dare una soluzione al problema delle cosiddette grandi navi, salvando la laguna, salvando il porto e così via, dovrebbe dovuto essere apprezzato diversamente. Solo che continua a essere additato come una specie di mostro, prima o dopo qualche matto in giro gli viene voglia di prendersi attesamente di questo ordine. Un gesto che non fa stare tranquilli, certo, ma che non induce nemmeno a mollare. Non può far piacere a nessuno, ma bisogna dire cosa vuol dire paura. Paura è un sentimento di timore, sentimento di scarsa tranquillità, questa sicuramente sì. Se per paura si intende una eventuale reazione, nel senso di fare un passo indietro, di farsi intimidire, questo no. Del caso se ne sta occupando la Digos.